Scontro diretto d'alta classifica, quello che va in scena nel girone C del campionato Under 15 regionale al Comunale Italia 90 di Terme. Vigliatore, Ligea e Virtus ospita la stella nascente, padroni di casa che occupano il terzo posto in classifica nonostante il KO subito in casa dalla GSL. Sul fronte opposto gli ospiti inseguono ad una lunghezza di distanza e sono reduci dalla vittoria per 2-1 sull'Academy Sant'Agata. Dirige l'incontro il signor Davide Sparacio di Messina, quando grazie all'ausilio e all'immagine a cura di Claudio Costanzo passiamo a raccontarvi del film di questa sfida. Al primo vero affondo a passare in vantaggio è la nuova Egea, azione manovrata con Zangari che può far scatenare Lipari tra le linee, solita serpentina a liberare il compagno, cross di prima intenzione del numero 2 per Italiano che arpiona il pallone e lo scaraventa alle spalle di Amico. 1-0 nuova Egea Virtus quando sono trascorsi appena 9 minuti sul cronometro del direttore di gara Sparacio. Risposta degli Etnei dopo un giro di lancette con Messina lanciato a rete che ci prova con un mancino incrociato che fa solo il solletico ad Attanasio. Giallorossi che vogliono chiudere la pratica già nella prima frazione di gioco, solita sgasata di Lipari sull'out mancino, cross liberato dalla retroguardia ospite sul quale si avventa Genovese, mancino che fa la barba al palo alla sinistra di Amico. Al 20° spiovente di Battiato per la testa di Vasta, Attanasio attento ancora il pallone sulla linea di porta dopo un pregevole volo plastico. Massimo sforzo profuso dagli ospiti alla ricerca del pari al 22° destro a giro sotto la traversa dal limite di Battiato disinnescato da Attanasio che vola a smanacciare in corner. Poco prima della mezz'ora Lipari regala agli spettatori del Comunale Italia 90 di Terme Vigliatore un saggio delle proprie qualità fisiche e tecniche, cost to cost 60 metri, palla al piede seminando gli avversari come fossero birilli, manca solo l'acuto finale, l'11 di mister Di Salvatore. Termina così la prima frazione di gioco al Comunale Italia 90, inizia con un cambio la ripresa dentro Claidi per Sindoni tra le fila Igeane, 3 minuti al rientro in campo e le due formazioni de Italiano a suonare la carica tra i suoi, recupero palla sulla propria tre quarti a lungo, furioso alla ricerca della porta avversaria dopo una sgroppata di 60 metri, il destro potente sul primo palo viene sventato da Amico. Dal corner che ne segue parabola disegnata da Mirabile per la testa di Italiano che fa da torre alla deviazione sotto misura di Zangari, 2-0 nuova Egea Virtus. 4 minuti più tardi gancio del possibile KO al match igeano, slalom gigante di Genovese tra le maglie gialloblu della stella nascente, Italiano lavora il pallone per la corrente Lipari che allarga da Mirabile, sterzata e destro sul primo palo del numero 10 per il 3-0 della nuova Igea Virtus che fa gioco partita incontro, un'azione corale quella dei ragazzi di Miss Di Salvatore conclusa al meglio dal proprio numero 10. Anche Lipari al 50° alla ricerca della meritata gioia personale, destro da piazzato ma il subentrato La Rosa ha altri piani e rispedisce il tentativo al mittente. Al 55° c'è gioia invece anche per Genovese, solito sprint a sinistra di un incontenibile Lipari che dalla linea di fondo campo riesce a servire dentro Italiano, abile ed altruista a difendere la sfera e scaricarla a rimorchio per il numero 7 che deve solo gonfiare la rete per il poker igeano, 4-0 9 Egea Virtus stella nascente. Secondo cambio per mister Di Salvatore che getta la mischia Salmeri, logo di Zangari, autore della seconda rete di giornata. 2 minuti più tardi al 57° tocca a Maio prendere il posto di Buglisi, allora di gioco tocca a Crinò invece rilevare Genovese. Al 61° arriva la manita igeana, sguscia tra le linee Lipari, MVP di giornata anche senza rete, imbucata per Italiano che dimostra tutto il proprio killer instinct, sterzata e destro secco a trafiggere La Rosa, 5-0 nuova Igea Virtus. Nel finale da segnalare scampoli di gara anche per Gioele Mirabile che prende il posto proprio di Italiano, autore di una doppietta nient'altro, il Comunale Italia 90 di Terme Vigliatore, la nuova Igea Virtus schianta la stella nascente per 5-0, le reti, la doppietta di Italiano e poi quelle di Genovese, Mirabile e Zangari. Un saluto allora amici appassionati e appuntamento come al solito alla prossima.